Assessore Febbo, prosegue il giro elettorale in giro per l'Abruzzo, soprattutto nella sua provincia di Chieti. Com'è l'umore a pochi giorni dalle elezioni? L'umore mi sembra ottimo, siamo proprio nel vivo della campagna elettorale, mi sembra che tutti i timori iniziali, quelle reticenze che c'erano sono stati superati, soprattutto stiamo riuscendo, facendo il famoso porta a porta, il giro dei comuni, un po' di tutti, degli abruzzesi, di quelli della provincia di Chieti, stiamo facendo capire quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, forse abbiamo mancato proprio in quello, in comunicazioni, forse non siamo riusciti a far capire il grande sforzo di questo governo regionale, di questa maggioranza in questi 5 anni. Credo che gli abruzzesi stanno cominciando ad apprezzare, sono molto fiducioso del risultato del 25 maggio. Adesso lei si trova ad Atessa, a Montemarcone. Atessa non sarà rappresentata direttamente da un consigliere atessano, quindi questa popolazione farà affidamento soprattutto su di lei. Che cosa si sente di dire? Ma guardi, chi mi conosce sa che insomma, sono stato presidente della provincia di Chieti e l'ho fatto senza quei campanilismi che insomma, nel 2014, nel terzo millennio, credo che non debbano esistere. Abbiamo lavorato per salvare l'ospedale di Atessa, ci siamo riusciti, è diventerà soprattutto uno speciale, fortemente specializzato in ortopedia. Il territorio, chi mi conosce sa come ho operato, quindi credo che non ci sia nulla da temere per quanto riguarda questo aspetto. Questo è un territorio per noi particolarmente importante, un territorio dove ci sono due peculiarità fortissime, quella industriale con presenze importanti, ma c'è anche un'agricoltura altamente specializzata, c'è un'agricoltura che va protetta, un'agricoltura che va potenziate e su questo stiamo già lavorando con tutti. Per chiudere, anche se non è un argomento strettamente legato al suo assessorato, l'industria qui è fiorente. Marchionne aveva chiesto delle infrastrutture, qualche piccolo passo in avanti c'è stato. La Giunta Chiodi, che cosa si sente di dire al riguardo? Noi abbiamo sottoscritto un protocollo che stiamo rispettando puntualmente con i tempi e con le risorse che man mano si liberano e possiamo fare. Noi diciamo che avevamo ragione noi quando qualcuno era scettico rispetto alla proposta di Marchionne. Ora che Marchionne ha documentato, ha dimostrato l'investimento dei 700 milioni che vuol fare, credo che abbiamo avuto ragione noi a avere fiducia in questo imprenditore e soprattutto dobbiamo accompagnarlo perché chiaramente le infrastrutture sono necessarie allo sviluppo sia della Sevel ma soprattutto di questo territorio che non è solamente Sevel ma anche qualcos'altro.